Eccoci qua. Tornate ai vostri posti. Thank you.
Snake, ho da dirti qualcosa su Naomi Hunter. Qual è il problema? Questo canale è sicuro? Non si preoccupi, il monitor è escluso. Va bene. Che succede? Anch'io ho lavorato nell'FBI, lo sai? No, non lo sapevo, e allora? La storia della dottoressa Hunter sul suo passato. Sul suo nonno che sarebbe diventato assistente segretario di Hoover all'FBI. Ebbene? E il suo supposto ruolo di agente segreto per investigare sulla mafia a New York. Qual è il problema, insomma? Era tutta una grossa fandonia. Cosa? Non riesco a darmi pace. Perché Naomi avrebbe dovuto mentire? Ha mentito. Naomi potrebbe essere una spia. Questo è ridicolo. Andiamo, perfino un liceale potrebbe arrivare a capirlo. Il direttore dell'FBI a quei tempi, cioè Edgar Hoover, era notoriamente un razzista. Naomi ti aveva detto che suo nonno era un giapponese, no? Sì, è vero. Ebbene, nell'FBI di allora non si poteva trovare un singolo investigatore di origini asiatiche. Inoltre, negli anni 50, l'operazione segreta contro la mafia non era ancora iniziata, perché è partita nel 1960 e a Chicago, non a New York. Ma... faresti meglio a controllare. Il direttore e il presidente che muoiono in modo misterioso. Quel ninja. Stanno succedendo troppe cose strane. E lei pensa che dietro a tutto questo potrebbe esserci Naomi? Non lo so. O è così, o comunque lavora con i terroristi. Accidenti. Potrebbe essere vero. Se scopro qualcosa ti richiamo. Nel frattempo, stai attento. Benvenuto, Kazak. Questa è la fine della tua pista. Giusto, amici? Ascolta, sono d'accordo. Come osi uccidere i miei compagni? I corvi non sono degli spazzini. Loro riportano al mondo naturale quello che non è più necessario. A volte attaccano anche delle volpi ferite. Eri tu nel carro M1? Un ragazzone come te non doveva stare molto comodo là dentro. Ma quella non era una vera battaglia. Io e i corvi ti stavamo solo mettendo alla prova per vedere che uomo sei. Il verdetto è stato emesso. I corvi hanno deciso che sei un vero guerriero. Ho le allucinazioni. Muovermi. Il corvo ha imposto su di te il sigillo della morte. Il sangue dell'est scorre nelle tue vene. Anche i tuoi antenati hanno avuto origine nelle lande della Mongolia. Inuit e i giapponesi sono come cugini. Io e te abbiamo antenati comuni. Non ho corvi nell'albero genealogico. Scherzi, ma davvero corvi e serpenti non sono amici tra loro. Sento che sarai un degno avversario. Anche tu vivi in Alaska. Conosci le Olimpiadi Eskimo indiane? Sì, le conosco. Sai, potresti dire la tua nella gara dei mangiatori di Muktuk. Hai ragione, ma c'è anche un'altra specialità nella quale sono il migliore. Si chiama Tiro dell'Orecchio. È una gara in cui due avversari si tirano le orecchie l'un l'altro nel freddo più pungente. Mette alla prova le energie spirituali e quelle fisiche. Vuoi che mettiamo a tirarci le orecchie? La forma è diversa, ma lo spirito è lo stesso.
Rallegrati, Snake! Sarà una battaglia gloriosa! Questa non è gloria, è solo omicidio. La violenza non è uno sport. Bene, vedremo se nelle tue parole si nasconde del d'acciaio. Vulcan Raven è per metà nativo dell'Alaska e per metà Inuit. La sua gente dice che ha poteri soprannaturali e lo ha nominato sciamano. Durante la Guerra Fredda si è addestrato in Russia con le Bimpel, le forze speciali del Soviet. Nel 1993, in seguito al colpo di Stato, è stato degradato dal presidente Yeltsin. Subito dopo ha lasciato il paese ed è diventato un mercenario. Si è unito ai bastardi guerrafondai pagati dall'Outer Raven, con cui è rimasto fino a quando non è entrato a far parte della Foxhound, grazie alle potenti raccomandazioni di Revolver Ocelot. La mitragliatrice che si porta presso è una Vulcan da 20 mm. Sai, quelle che di solito si montano sugli aerei da caccia. Non esporti mai al suo fuoco diretto, ti ridurrebbe in carne trita. E non è solo forte, Snake. Ha anche una laurea con lode all'Università dell'Alaska, per cui anche il suo cervello è pericoloso. Sia quello che sia, cerca di non attaccarlo frontalmente. Le armi normali non possono reggere il confronto con la sua Vulcan da 20 mm. Prova ad attaccarlo dai fianchi o da dietro. Che diciamo? Quella stanza è ancora in costruzione perché la loro priorità era finire la base sotterranea del Metal Gear. Ma il vantaggio è che, con tutti quei container, non dovrebbe essere difficile nascondersi, vero? Sembra che Raven adoperi una mitragliatrice M61A1 da 20 mm. Di solito vengono montate sugli F-16. Grazie alle 6 torrette rotanti può sparare 4.000 colpi da 20 mm al minuto. Ed è anche precisa. Se lo attacchi frontalmente ti ridurrà in poltiglia. Vabbè, che fine, lei è bozza. Thank you.
sbaglia. Proprio come aveva detto il capo, la mia esistenza non è più necessaria a questo mondo. Ma il mio corpo non rimarrà qui. Il mio spirito e le mie carni diventeranno tutt'uno con i corvi. In questo modo tornerò alla madre terra che mi ha generato. Snake, io ti osserverò. Hai capito? Prendi questa tessera di sicurezza, Snake. Aprirà quella porta. Perché? Tu sei un serpente che non è stato creato dalla natura. Tu e il capo non siete di questo mondo. Venite da un mondo che non voglio conoscere. Vai e scontrati con lui. Io osserverò dal cielo. Ma prima voglio darti un indizio. L'uomo che hai visto morire davanti ai tuoi occhi. Il più grande spoiler della storia. Imitava perfino il sangue del suo soggetto. Ha prelevato tutto il sangue del direttore e l'ha usato dentro di sé. Ma non è stato in grado di ingannare l'angelo della morte. L'angelo della morte? Ma per quale motivo quella messa in scena? Perché impersonare il direttore? Il mio indizio è finito. Il resto dell'enigma dovrai risolverlo da solo. Snake! Nel mondo naturale non esistono massacri senza fine. C'è sempre un termine per tutto. Ma tu sei diverso. Cosa stai cercando di dirmi? Il sentiero che percorri non ha fine. Ogni tuo passo poggia sulle carcasse dei tuoi nemici. Le loro anime ti perseguiteranno per sempre. Non avrai mai pace. Ascolta, Snake. Il mio spirito ti osserverà. Snake, sono io. Master! Riguarda Naomi. Spegni il monitor. Che è successo con Naomi? Dannazione. Colonnello, Naomi è lì. No, è via. Sta facendo un riposino. Allora che c'è da dire su Naomi? Va bene. Forse è meglio lasciare che anche il colonnello senta. Ok, proceda, Master. Allora, sostanzialmente la dottoressa Naomi Hunter non è la dottoressa Naomi Hunter. Eh? Siccome pensavo che la sua storia privata fosse sospetta, ho fatto un controllo. E? Esiste effettivamente una dottoressa Naomi Hunter, ma forse dovrei dire che esisteva. Comunque non è la donna che conosciamo. La vera Naomi Hunter è scomparsa da qualche parte in Medio Oriente. In qualche modo la nostra Naomi deve aver ottenuto i suoi documenti. Ma allora lei chi è in realtà? Dovrebbe essere una qualche spia. Una spia? Sì, forse è stata inviata qui per sabotare questa operazione. Sarebbe a dire che lei sta dalla parte dei terroristi? Non voglio assolutamente crederci. Però lavora per la Foxhound. Dunque, lei pensa che Naomi abbia una parte nella ribellione? Oppure potrebbe essere affiliata a qualche gruppo completamente diverso. Un gruppo diverso? Non può essere.
La metta agli arresti. Addirittura. Lei ci ha tradito. Arrestata. Deve essere arrestata e interrogata per scoprire da che parte sta. Se lei è una delle spie, allora siamo veramente nei guai. Che significa? Oh, nulla. Le ha per caso affidato qualche tipo di segreto vitale o altro? Accidenti. Questa sua reticenza è forse collegata alla misteriosa morte del direttore della DARPA e del presidente della Armstech? Io proprio non lo so. In ogni caso, non possiamo permettere che partecipi ancora a questa missione. Un momento. Senza di lei non possiamo farcela. Lo sapevo. Lei sta nascondendoci qualcosa. Datemi un po' di tempo e cercherò di farla parlare. Si sbrighi dunque. Dobbiamo scoprire chi è e che cosa fa qui. Mostrate la mano. Capisco. Snake, dammi un po' di tempo. No, perché dovrei? Prego? Snake, sono io. Che succede? Hai trovato un buon nascondiglio? Sì, grazie alla mimetica ottica. Sembra che abbiano finito di preparare il Metal Gear. Come lo sai? Li ho sentiti parlare. Dove sei ora? Proprio davanti al Metal Gear. Ma c'è qualcosa di strano. Cioè? Qui non c'è nessuno. Niente guardie, nessuna vigilanza. È troppo tranquillo. Forse perché sono già pronti. Hanno detto perfino che i codici sono già stati inseriti. Che devo fare io? Tutto ciò che possiamo fare è sfruttare il sistema di aggiramento di cui ti aveva parlato il presidente Baker. Ma io ho solo una delle tre schede. E inoltre mi ha detto Ocelot che c'è qualche trucchetto riguardo all'uso delle schede. Questo è affare mio. Hai qualche piano? Beh, io adesso mi trovo nella sala del computer e sto cercando di accedere ai file privati di Baker. I file di Baker? Ma non ci vuole un codice d'accesso? Naturalmente, però ci sono tanti sistemi. Sei un hacker? Certamente, è una buona descrizione per me. Pensi di potercela fare? Ancora non lo so, ci proverò. Conto su di te. Ma l'ha detto solo Dagger. Ci si è sbellati gli occhiali. Prego. Snake, sono ancora io. Sta rompendo. Come va? Non male. Sono appena riuscito a superare il suo terzo livello di sicurezza. Era un tipo piuttosto prudente. Pensi di riuscire a finire in fretta? Non ho mai incontrato un sistema in cui non sia riuscito a entrare. Va bene, continua a provare. Perché mi chiami? Snake,
Ce l'ho fatta! Hai superato le difese? Bingo! Grandioso, e che hai scoperto? Ho ottenuto l'accesso al file segreto sul Metal Gear. Che cosa puoi dirmi del sistema di annullamento del lancio di cui parlava Baker? Su quello ancora niente. Ma è quello che mi interessa. Aspetta, Snake, ho trovato qualcos'altro. Che cosa? Il segreto della nuova arma nucleare. Proprio come pensavo, la testata nucleare è stata progettata per il lancio dal cannone a rotaia, come un proiettile. Siccome non usa alcun combustibile, non è considerata un missile. In questo modo si possono aggirare le regole di qualunque trattato internazionale. Un bel trucco. Sì, ma efficace. E non hai ancora sentito la caratteristica più terribile di quest'arma. Presto, dimmela subito. È un'arma stealth. Cioè, non può essere avvistata dai radar. Sì, la verità è che stavano lavorando su un missile stealth già dai tardi anni 70. Ma allora perché ne hanno sviluppato uno solo adesso? Per via del razzo propulsore usato dal missile, verrebbe rilevato dai satelliti nemici. Ah sì, mi sembra sensato. Invece, a differenza di un missile, il cannone a rotaia non brucia alcun propellente, dunque non può essere rilevato da nessuno dei moderni sistemi di avvistamento dei missili balistici. Un'arma nucleare invisibile. Totalmente impossibile da intercettare. E c'è l'ultima cosa, la testata è del tipo perforante per penetrare le basi sotterranee corazzate. Già, abbiamo imparato questa lezione nella guerra del Golfo. Quest'arma potrebbe significare la fine del mondo. È l'arma definitiva e da un punto di vista politico evita il pericolo dei tagli alle armi nucleari e delle ispezioni. Colonnello, è vero? Sta ascoltando? Colonnello! Sto ascoltando. Se anche una sola parola dovesse trapelare, potrebbe far saltare la firma dell'accordo Star 3 e causare un grande incidente internazionale. Già, potrebbe essere una brutta gatta da pelare. Gli Stati Uniti verrebbero denunciati dall'ONU. Rischieremo persino che il presidente cada... Lei sapeva tutto questo, colonnello? Mi spiace. Lei è cambiato, colonnello. Non cercherò scuse. Snake, ascoltami. Questa nuova arma nucleare non è mai stata effettivamente provata. Ha funzionato solo in simulazione virtuale. Cioè, come modellino in un computer. Sì, e questo è il motivo per cui stavano conducendo questa esercitazione. Avevano bisogno di dati autentici per corroborare i risultati della simulazione. Qual è stato l'esito? Pare che sia andata meglio di quanto sperassero, ma non riesco a trovare i dati in nessun punto della rete. Sarebbe logico pensare che dei dati così preziosi siano stati registrati con la massima cura. Infatti, il presidente Baker mi ha dato un disco ottico contenente tutti i dati. Che cosa? Ce l'hai ancora? No, Ocelot me l'ha portato via. Dannazione. I terroristi hanno sostituito la testata nucleare di prova con una vera. Una volta inseriti i codici di detonazione, dovrebbero essere pronti a lanciare. Allora, pensi che possano farcela? Beh, la testata di prova era progettata per assomigliare il più possibile a quella vera, quindi penso di sì. Hai scoperto come annullare il lancio? Non ancora. Credo che mi serva un altro file. Per il momento sto guardando tutti i documenti privati di Baker. Contiamo su di te. Snake! Hai trovato qualcosa? No, non ho ancora scoperto dove si trova il sistema di aggiramento, ma ho scoperto un altro dei moventi di Baker. Sta solo cercando di diventare ricco, no? In parte sì. La Armstech si trova in guai finanziari molto peggiori di quanto credessi. So che hanno perso l'appalto per costruire il caccia della prossima generazione. Se si contano anche i tagli al progetto SDI... Sembra che si sia parlato perfino di una manovra aggressiva di incorporazione. Dunque, tutto era affidato a questo progetto, immagino. E sembra che avessero sborsato un bel po' di soldi per corrompere il direttore della DARPA. Tangenti, eh? C-
Certo, e lei è un forte sostenitore della teoria del deterrente nucleare. Capisco. Comunque, vedi di trovare qualcosa sul sistema di aggiramento. Dammi ancora un po' di tempo. Cos'è stato? Cos'è stato? Nulla. Ho inserito i codici PAL e ho disattivato i sistemi di sicurezza. Possiamo lanciare in qualsiasi momento. Ancora nessuna risposta da Washington. Sembra che dovremmo fargli vedere che non siamo gente che scherza. Devo impostare per Chernoton, Russia? No, c'è stato un cambiamento. Il nuovo bersaglio è Lopnor, Cina. Perché, capo? Sono sicuro che né tu né signor Gurlukovic apprezzereste molto il fatto di vedere una bomba atomica lanciata sulla vostra terra natale, vero? Liquid. Ma perché? Non c'è niente laggiù. Sbagliato. È un poligono per test nucleari. Un poligono nucleare? Se nuclearizziamo un grosso centro abitato, la partita è finita. Ma un'esplosione nucleare in un poligono può essere sempre tenuta nascosta all'opinione pubblica. Nel frattempo, Washington si dovrà preoccupare dell'attacco di rappresaglia cinese. Il che vorrà probabilmente dire un colloquio segreto tra i leader dei due paesi. Naturalmente. E durante questo colloquio il presidente sarà obbligato a rendere nota ai cinesi l'esistenza di una nuova e destabilizzante arma nucleare. Che fine pensi farà la reputazione degli Stati Uniti o quella del presidente? E grazie al CTBT, Cina e India, ho capito. Esatto. Quando le altre nazioni sapranno di quest'arma si vorranno mettere in contatto con noi. Washington non sarà molto felice quando inizieremo a vendere il suo nuovo giocattolo al miglior offerente. Credimi, il presidente cederà. Si piegherà alle nostre richieste. Il DNA di Big Boss è $1 miliardo. $1 miliardo? Quei soldi serviranno per curare i nostri soldati genetici. Tra le nostre richieste ho anche incluso il vaccino contro il virus Fox Dye. Fox Dye? Ha ucciso Octopus e il presidente dell'Armstack. Allora è vero che ha effetto prima sugli anziani. Maltis probabilmente non ne ha sentito grazie alla sua maschera. Neanche Wolf è stata contagiata. Forse a causa di tutti i tranquillanti che prendeva. Ha qualcosa a che vedere con l'adrenalina presente nel sangue? O forse semplicemente il virus Fox Dye è ancora sperimentale e non sono ancora riusciti a eliminarne i difetti? In ogni caso, hai avuto qualche notizia dal tuo amico, il colonnello Sergei Gurlukovic della Spetsnaz? Ha ancora dei dubbi circa le capacità del Metal Gear. Ha detto che ne potremo parlare dopo il successo del lancio di prova. È un uomo veramente prudente. Non c'è niente di cui preoccuparsi. Il colonnello vuole il Metal Gear e la nuova arma nucleare così intensamente che già riesce a sentirli. Se la Russia vuole riguadagnare la sua posizione di superpotenza militare, deve rinnovare il suo arsenale nucleare. Gli serve un'arma atomica impossibile da intercettare. Il Metal Gear gli darà la capacità di colpire per primi in qualsiasi parte del mondo. Il loro esercito regolare è allo sbando e pensano di ripristinare la potenza militare del paese con le armi nucleari. Quel Gurlukovic non è un guerriero, è un politico. Forse. Ma è stato lui a fornirci l'Ind e le nostre armi pesanti. Ha più di 1000 soldati sotto il suo comando. Unendo le nostre forze potremmo riuscire a resistere. Dopo la morte di Mantis, il controllo mentale sui soldati genetici ha iniziato a calare. Sono preoccupato del morale delle truppe. Un'alleanza con i russi lo rialzerebbe di sicuro. Di che parli? Ci fortificheremo qui. Fabi Gross, grazie. Questa sarà una lunga guerra. Possiamo scappare. Abbiamo dalla nostra l'arma più potente mai creata e stiamo per allearci con le forze di Gurlukovic. Ha intenzione di combattere contro tutto il mondo? E allora? Combattere contro tutto il mondo? Da qui possiamo lanciare una bomba atomica contro qualsiasi punto del pianeta. Una testata invisibile ai radar è inintercettabile e questa base è piena di testate nucleari in disuso. Una volta che avremo avuto il DNA e i soldi, il mondo sarà nostro. Capo, è la promessa fatta a Gurlukovic? Non ho nessun interesse a veder rinascere la madre Russia. Non vuoi far rivivere il sogno di Big Boss? Da oggi in poi puoi chiamare questo posto Outer Heaven. Il sogno di Big Boss. Capo, non hai paura che i PAL vengano bloccati? Se il codice verrà inserito di nuovo, si disattiverà.
È impossibile. Sia il direttore della DARPA che il presidente della Armstech sono morti. Snake conosce il sistema di annullamento? Lo hai interrogato tu. Non aveva nessuna scheda addosso. Perfetto. Allora non esiste nessuno in grado di fermare il Metal Gear. Un'altra cosa. Che cosa dobbiamo fare con la ragazza? Vuoi che la uccida? Ah, lasciala in vita. È la nipote di Campbell e Snake è preoccupato per lei. Terremo come asso nella manica. Meryl è viva. Snake, ho trovato i file segretissimi di Baker. Grandioso. Come va laggiù? Stanno finendo di inserire i codici. Allora, come possiamo disattivare il lancio? Ascolta, il sistema di cui parlava il presidente può essere usato anche per inserire i codici di detonazione. Già, se si inseriscono le chiavi quando la testata è attiva, quest'ultima si disattiva. E se si inseriscono i codici quando è disattiva, lei si attiva. Le chiavi si possono usare una volta sola. Una sola volta, eh? Sì, è meglio che ti muova, non abbiamo molto tempo. Ma ci vogliono tre schede, io ne ho solo una. Fermo un istante, avevo detto che c'era un trucco. Tu hai già tutte le tre schede. Ma che diavolo stai dicendo? La scheda è fatta di una lega a memoria di conformazione. Lega a memoria di conformazione? Certo, è un materiale capace di memorizzare diverse forme da assumere a diverse temperature. La scheda è realizzata con questo materiale. Proprio questa scheda? Sicuro, basta portarla a una temperatura diversa per farla cambiare forma. Allora questa è una scheda che fa per tre. Geniale! Puoi trovare i terminali d'inserimento al centro della sala comandi. Li vedo. Quei tre terminali laptop servono per l'inserimento del codice d'emergenza. Ci dovrebbe essere un simbolo su ogni schermo. Ogni simbolo corrisponde a una chiave diversa. Devi inserire le schede nell'ordine da sinistra verso destra. Quella più a sinistra è la chiave della temperatura ambiente. Vedi il simbolo? A fianco si trova la chiave della bassa temperatura. Quella a destra è la chiave dell'alta temperatura. Ok, ho capito. Prima cambio la forma della scheda e poi la inserisco seguendo l'ordine, giusto? Perfetto. Devi solamente inserire quella scheda. Dopo aver inserito la scheda, un hard disk legge le informazioni che contiene. Quando avrai ripetuto l'operazione in tutti e tre i terminali, il procedimento sarà completo. Ecco il problema. Puoi usare la scheda chiave solamente tre volte. È un sistema d'emergenza che può essere usato solo una volta. Il mondo dipende da quella scheda, Snake! Basta là! Dannazione! La scheda è caduta nel condotto di drenaggio! Snake! Questo vetro è a prova di proiettile! Non c'è modo di entrare! Mi godrò la tua morte! Snake, devi riprendere quella scheda! Snake! Snake! Prima nella sequenza di prima si è parlato di Vorludovic, il personaggio principale che verrà una parte importante in Metal Gear 2 nell'incidente del Stand.
Pare che la scheda non entri. Codice PAL numero 1 confermato. In attesa del codice PAL numero 2. Ok, e così il codice PAL numero 1 è sistemato. Ora è il PAL numero 2. Raffreddare la scheda. Thank you.
po' sorvegliato questa stanza. Allora, qua bisogna aspettare un secondo per questa palla. Grazie. Codice file numero 2 confermato. In attesa del codice file numero 3. Ok, è andato anche il codice PAL numero 2. Ora devo pensare al codice PAL numero 3. Devo riscaldare la scheda.
tipo. Snake, notizie su Naomi Hunter. Allora dovrebbe parlare con il colonnello, se ne sta occupando lui. Spegni il monitor. Va bene, è spento. Nessun altro ci può sentire, dica pure. Mi spiace, ma non voglio che il colonnello senta. Che succede allora? Io ho un buon amico al Pentagono. Sì. Questa notizia viene direttamente da lui. Sembra che la DIA abbia sviluppato di recente un nuovo tipo di arma killer. Un'arma killer? Snake, hai mai sentito parlare di qualcosa chiamato Fox Dye? No. Fox Dye? Un momento. Liquid ne stava parlando con altre persone. Sì. È una specie di virus che colpisce i singoli individui. Non conosco tutti i dettagli, ma... Insomma, che cosa sta cercando di dirmi? È troppo simile. Eh? La causa della morte. Il presidente della Armstech e il direttore della DARPA, cioè Decoy Octopus, non erano morti per qualcosa che sembrava un infarto. Sì, ma... Bene. Sembra che Fox Dye uccida le vittime simulando un attacco cardiaco. No, lei sta cercando di dirmi che dietro a tutto questo c'era Naomi. Snake, cerca di ricordare. Naomi non ti aveva fatto qualche tipo di iniezione? I nanoidi? Lei era nella miglior posizione per fare una cosa del genere, ma non so quale fosse il suo movente. Il colonnello lo sa? Non ne sono sicuro, ma non l'ha ancora interrogata. Va bene, glielo chiederò io stesso. Colonnello, che novità ci sono su Naomi? L'ho appena arrestata. Arrestata? Stava mandando messaggi in codice alla base in Alaska. Non volevo crederci, ma pare proprio che stia lavorando con i terroristi. Ne è sicuro? Temo di sì. Ora è sotto interrogatorio. Che tipo di interrogatorio? Beh, preferirei evitare le maniere pesanti. Ma qui non abbiamo sieri della verità. Mi chiami se scopre qualcosa. Quindi Naomi è una spia, come sospettavo. Naomi, non posso crederci. Ciò significa che il vaccino per il Fox Dye non deve essere lontano. Mi ascolti, ho preoccupazioni più urgenti ora. Ma Snake, potresti essere infetto anche tu, lo sai. Tutto ciò che posso fare è lasciare la faccenda al colonnello. Thank you.
se scende sia morto. Senti, sono Naomi. Naomi? Che diavolo? Ora Campbell e gli altri sono occupati. Sto usando un altro codec. Naomi, è vero ciò che dice il colonnello? Sì, ma non tutto ciò che ho detto io è falso. Chi sei allora? Non lo so neppure io. Non so il mio vero nome, non so che faccia avessero i miei genitori. Tutte le mie identità sono state comperate o acquisite. Ma la spiegazione che ti ho dato per il mio interesse verso la genetica è vera. Perché vuoi conoscere te stessa, eh? Sì. Non so da dove vengo, quanti anni ho, di che razza sono, non so niente. Naomi. Sono stata trovata in Rhodesia negli anni Ottanta. Ero solo una piccola orfana sporca. Rhodesia? Quella che ora si chiama Zimbabwe? Sì. La Rhodesia fino al 1965 apparteneva all'Inghilterra e vi erano molti braccianti indiani. Forse è da loro che ho preso il colore della mia pelle, ma non sono sicura neppure di questo. Naomi, sei troppo preoccupata per il tuo passato. Non sai abbastanza per capire chi sei ora. Capire chi sono ora? E perché mai? Nessuno cerca mai di capirmi. Sono stata sola così a lungo fino a quando non ho incontrato il mio fratello maggiore. E lui. Il tuo fratello maggiore? Sì, Frank Jagger. Che cosa? Era un giovane soldato quando mi raccolse vicino allo Zambesi. Ero mezza morta di fame e lui divise con me le sue reazioni. Sì, Frank Jagger. L'uomo che tu hai distrutto era mio fratello e la mia sola famiglia. No! Grey Fox! Siamo sopravvissuti assieme all'inferno, Frank e io. Lui mi aveva protetto. Era il mio solo legame. L'unico collegamento che avevo con il passato. E lui ti ha riportata in America? No. Quando lui arrivò, mi trovavo in Mozambico. Lui chi? Big Boss? Certo. Lui ci portò in questa terra di libertà, in questa America. Ma poi lui e mio fratello tornarono in Africa per continuare la guerra. E fu allora che successe il fatto. Tu uccidesti il mio benefattore e rimandasti mio fratello a casa ridotto a un povero mutilato. Io giurai vendetta ed entrai nella Foxhound. Sapevo che così avrei avuto le migliori probabilità di incontrarti. E ho pregato tanto perché questo incontro avvenisse. E le tue preghiere sono state esaudite? Sì. Ci sono voluti due lunghi anni.
Per uccidermi. Ti importava solo di questo? Certo. 2 anni. Tu eri l'unica cosa a cui ho pensato per tutto questo tempo. Eri come una specie di ossessione. Mi odi ancora? Non esattamente. In parte mi sbagliavo su di te. E allora che mi dici di Liquid e degli altri? Mi vendicherò anche di loro. Naomi, non sei stata tu a uccidere quel dottore, vero? Quello che aveva usato Grey Fox per i suoi esperimenti sul genoma. Il dottor Clark? No. È stato mio fratello. Io l'ho aiutato a coprire la cosa e a nascondersi. Allora quel ninja, cioè Grey Fox, è venuto qui per uccidermi? Non credo. Penso che sia venuto solo per combattere con te. Prima non potevo esserne sicura, ma ora penso di capire. Una battaglia finale con te è la sua unica ragione di vita, ne sono sicura. Fox, no. Naomi, dimmi una cosa. Su Fox Dai, per esempio. Fox Dai è un tipo di retrovirus che colpisce e uccide solo certe persone. Come prima cosa, infetta i macrofagi nel corpo della vittima. Fox Dai contiene enzimi intelligenti, creati grazie all'ingegneria biologica delle proteine. Sono programmati per reagire a precisi schemi genetici delle cellule. Cioè, quegli enzimi riconoscono il DNA del loro bersaglio? Certo. E reagiscono attivandosi e iniziando a produrre TNF-Epsilon grazie ai macrofagi. È un tipo di citochina, un peptide che causa la morte delle cellule. Il TNF-Epsilon viene portato dal flusso sanguigno al cuore, dove si attacca ai recettori delle cellule cardiache. E poi causa l'infarto. Il cuore subisce uno shock ed entra in gravissima apoptosi. Poi la vittima muore. Apoptosi? Vuoi dire che le cellule cardiache si suicidano? Naomi. Sì. Tu hai programmato questa cosa perché uccidesse anche me, vero? Quanto mi rimane ancora? Naomi, non ti biasimo per volermi morto, ma non posso morire adesso. Ho un lavoro da finire. Ascolta, Snake, io non sono l'unica persona ad aver deciso di usare il Fox Dye. Non eri l'unica. No, il Fox Dye ti è stato iniettato come parte di questa operazione. Volevo solo che tu sapessi che... No, questa non è tutta la verità. Ciò che volevo veramente dirti era che... Snake, io... Ehi, che stai facendo? Che sta succedendo? Sta dominando. Snake! Naomi! Snake, non posso permettere a Naomi di fare altre trasmissioni non autorizzate. Che cosa? È stata esclusa da questa operazione. Che cosa è successo, Naomi? Che cosa intendeva quando ha detto che Fox Dye faceva parte di questa operazione? Colonnello, mi faccia parlare con lei. No, è in stato d'arresto. Colonnello, lei mi ha tradito! Snake, non c'è tempo per questo. Ora come ora devi pensare a fermare il Metal Gear. Capito, Snake? Thank you.
Certo, mi si vede, sto qua. Ci vedi? Dai, va, dimmi un po'. Cioè, non sta andando più in live, tu, eh? Sto bene, voglio. Sto in salute. Codice file. Però quasi parla di virus e roba del genere. Inserimento del codice file completato. Codice di detonazione attivato. No, perché? Che twist, che twist. Pronti al lancio. Pronti al lancio. Io l'ho disattivato. No. Il twist. Grazie, più grande della storia di videogiochi. Il codice di detonazione è completo. Ora nessuno può più fermare il Metal Gear. Master, che cosa sta succedendo? Tu hai trovato la scheda e hai perfino attivato la testata per noi. Ti devo proprio ringraziare. Mi spiace di averti coinvolto in quella seccatura della Lega a memoria di conformazione. Ma che cosa sta dicendo? Noi non siamo riusciti a scoprire il codice del direttore della DARPA. Neppure i poteri psichici di Mantis bastavano a leggergli il pensiero. Poi Ocelot l'ha ucciso per errore durante l'interrogatorio. In altri termini, non eravamo capaci di lanciare un attacco nucleare e stavamo tutti quanti preoccupandoci parecchio. Senza la minaccia dell'attacco nucleare, nessuno avrebbe mai accolto le nostre richieste. Che significa? Essendo sprovvisti dei codici di detonazione, abbiamo dovuto trovare qualche altro sistema. E così ho deciso che... potevi esserci utile, Snake. Vale a dire? Come prima cosa ho pensato che avremmo potuto ricavare qualche informazione da te. E così ho fatto travestire di Koi Octopus da direttore della DARPA. Purtroppo Octopus non è sopravvissuto all'incontro per colpa del Fox Dye. Significa che lei aveva pianificato tutto ciò fin dall'inizio. Solo per farmi inserire il codice di detonazione. Non pensavi mica di riuscire a fare tutto quanto da solo, vero? Ma chi diavolo è lei? In ogni caso, i preparativi per il lancio sono ultimati. Non appena il mondo avrà un saggio della potenza di quest'arma, la Casa Bianca non avrà scelta e dovrà darmi il vaccino per il Fox Dye. Il loro asso nella manica ora non serve più a niente. Asso nella manica? Il piano del Pentagono per sfruttarti ha già avuto successo nella stanza delle torture. Snake... sei proprio l'unico che non sa niente. Povero sciocco. Ma insomma, chi è lei? Ti dirò tutto ciò che avrai voglia di sapere. Se riuscirai a raggiungermi, cioè. E il posto sarebbe... molto vicino. Nei, quello non è Master Miller. Troppo tardi, Campbell. Il corpo di Master Miller è stato appena scoperto a casa sua. È morto da almeno 3 giorni. Io non lo sapevo, perché il mio collegamento codec con Master era saltato, ma Mei Ling diceva che il segnale di trasmissione veniva da dentro la base. Ma allora, lui chi è? Snake, tu hai parlato a... caro fratello. Il twist più grande della storia dei videogiochi. Liquid, ma che... tu sei servito al tuo scopo. Ora puoi morire! Che figata. Oh, una bella mascherina di gas. Snake, quello dentro antiproiettile, non puoi sfondarlo con un'arma ordinaria. Riesci ad aprire da lì la serratura di lavoro, ci provo, cerca di reggere per un minuto. Eh sì, che è un capolavoro. Ricordo che è stato fatto anche un remake del Nintendo GameCube chiamato Metal Gear Twin Snake. Ovviamente non regge il confronto con questo. Ce l'ho fatta! Snake, sto aprendo la porta! E questo è stato l'unico Metal Gear doppiato in italiano. Dopodiché ha ricevuto... ultra negative. È saltato tutto l'operazione doppiaggio italiano. Snake. Peccato. Ti piacciono i miei occhiali da sole? Animazione. Intendi puntare un'arma contro tuo fratello?
Perché hai fatto finta di essere Master? Per poterti manovrare con maggiore facilità. E ti sei comportato abbastanza bene, devo dire. Cioè. Anche i ragazzi al Pentagono probabilmente stanno pensando la stessa cosa. Di che diavolo stai parlando? Esegui ciecamente degli ordini senza fare domande. Hai perso il tuo orgoglio di guerriero. Sei diventato solo una marionetta, Snake. Cosa? Fermare il lancio nucleare, salvare gli ostaggi. Era tutto un diversivo. Un diversivo? Il Pentagono aveva solo bisogno che tu entrassi in contatto con noi. È per questo che ha ucciso il presidente della Armstech e il Decoy Octopus. Vuoi dire che... Esatto. Sei stato mandato qui per ucciderci, in modo che loro potessero recuperare il Metal Gear senza danni, insieme ai corpi dei soldati genetici. Fin dall'inizio il Pentagono ti ha utilizzato semplicemente come portatore del virus Foxdie. Foxdie? Non può essere! Il coronavirus! Fammi credere che Naomi lavorava per il Pentagono! Così almeno credevano loro. Ma sembra che la dottoressa Naomi Hunter non si lasciasse controllare così facilmente. Cosa? Abbiamo un nostro uomo infiltrato nel Pentagono. Ci ha riferito che la dottoressa Hunter ha modificato il programma Foxdie giusto prima dell'operazione, ma nessuno sa come e perché. Mi chiedo... Forse l'hanno arrestata per scoprire la risposta a questa domanda. Non c'è dubbio. Ma io non so per quale motivo abbia architettato la sua meschina vendetta. Ancora adesso non sappiamo quali modifiche abbia portato al programma Foxdie. Oh, ma in fondo non importa. Ho già aggiunto il vaccino per i Foxdie nella lista delle mie richieste alla Casa Bianca. Esiste un vaccino? Deve esistere, ma quella donna è l'unica che lo sa con sicurezza. Cosa assurda. Potrebbe risultare non necessario, comunque. E perché? Tu sei riuscito a entrare in contatto con tutti noi, quindi tutti siamo stati esposti all'azione del virus. È vero che il presidente della Armstech e Decoy Octopus sono stati uccisi dal Foxdie? Ma Ocelot, io stesso e tu, il portatore, sembriamo non risentirne di alcun effetto. Un errore nella programmazione del virus? Potrebbe essere. Ma se non uccide te, posso stare tranquillo. Dopotutto, il nostro codice genetico è identico. Allora è vero, tu e io siamo... Gemelli, esatto! Ma non gemelli normali, no. Noi siamo legati da dei geni maledetti. Les enfants terribles. Tu stai bene. Tu hai avuto tutti i geni dominanti del vecchio. Io invece ho avuto quelli danneggiati, quelli recessivi. Tutto è stato programmato perché tu fossi il più perfetto dei suoi figli. La sola ragione della mia esistenza è stata di rendere possibile la tua. Ero il cocco di papà, eh? Proprio così. Io sono lo scarto di quello che hanno usato per crearti. Riesci a capire cosa significa sapere di essere spazzatura fino dal giorno della tua nascita? Ma io sono quello che nostro padre ha scelto. Ecco perché sei così ossessionato da Big Boss. Una specie di amore deviato. Amore? Odio, vorrei dire. Mi ha sempre detto che ero inferiore. E ora avrò la mia vendetta. Tu dovresti capirmi, fratello. In fondo hai ucciso nostro padre con le tue stesse mani. Mi hai rubato la possibilità di vendicarmi. Ora io finirò il lavoro che nostro padre aveva iniziato. Sarò migliore di lui. Lo polverizzerò! Sei uguale a Naomi. Beh, di certo non sono come te. Al contrario di te. Io sono fiero del destino che è contenuto nei miei geni. Aspetta! Dai, dai, buttiamo un po' le mani qui, dai.
che colore. Beh, ricordo comunque che sto giocando a facile, che sono una schiena. Poi pian piano, quando aumentiamo, arriviamo a extreme, esagerato. Non ci credo, ce l'ho fatta! Che cosa vuoi da me? Io sono prigioniero della morte e solo tu puoi liberarmi. Fox, stanne fuori. E cosa mi dici di Naomi? Si è dannata cercando di vendicarti. Naomi? Tu sei l'unico che è in grado di fermarla. No, non posso. Perché? Perché io ho ucciso i suoi genitori. Allora, e non sono riuscito a uccidere anche lei. Mi sentivo così male che decisi di portarla con me, crescendola come se fosse stata mia sorella, per soffocare il grido della mia coscienza. Ancora adesso lei pensa a me come un fratello. Fox, agli altri possiamo anche essere sembrati un fratello e una sorella felici, ma ogni volta che la guardavo vedevo gli occhi dei suoi genitori che mi fissavano. Diglielo tu per me, dille che sono stato io a farlo. Qua. Abbiamo quasi finito il nostro tempo. Ecco, un ultimo regalo da parte di Gola Profonda. Lo fermerò. Fox! Fox! Davvero il tuo nome in codice, Fox, ma ora sei finito! Spara lo Stinger! Oh, no. Fox, davvero vuoi sparare? Così morirà anche lui! Ora, di fronte a te, posso finalmente morire. No, non posso farlo! Dopo Zanzibar, non posso farlo. Ero fuori dalla battaglia, non posso né completamente vivo, né completamente morto. Un'ombra incapace di morire in un mondo di luci. Non posso farlo. Ma presto, che idea, non presto posso tutto farlo. Finirà. Finalmente. No, non posso farlo. No, non posso farlo. Muori! Andate Grefox. Snake, noi non siamo strumenti né del governo né di nessun altro. Combattere era l'unica cosa. L'unica cosa di cui fossi veramente capace, ma almeno io ho sempre combattuto per quello in cui credevo. Snake? Addio.
Buono. Ditemi voi, se devo skippare i video. Beh, sono fatte dal maestro di Kikuchi. A livello cinematografico fa paura. Siamo a casa tua. Liquid, sei ancora vivo. Non morirò mai, fino a quando tu resterai vivo. Peccato, pare che la tua rivoluzione sia stata un fiasco. Il fatto che tu abbia distrutto il Metal Gear non significa che io abbia finito di combattere. Combattere? Ma che cosa vuoi veramente? Un mondo dove i guerrieri come noi siano onorati come una volta, proprio come dovremmo essere. La Konami ha perso una grande persona. Di Big Boss. Era il suo ultimo desiderio. Quando era giovane durante la guerra fredda, il mondo aveva bisogno di gente come noi. Allora noi eravamo preziosi, eravamo desiderati. Ma ora le cose sono cambiate. Con tutti i bugiardi e gli ipocriti che guidano il mondo, la guerra non è più come una volta. Stiamo perdendo il nostro posto in un mondo che non ha più bisogno di noi. Un mondo che adesso disprezza la nostra stessa esistenza. Dovresti saperlo anche tu come lo so io. Dopo che avrò lanciato quest'arma e ottenuto il nostro miliardo di dollari, potrò riportare il caos e l'onore in questo mondo rammollito. Il conflitto farà nascere altri conflitti. L'odio creerà odio nuovo. E quindi noi espanderemo sempre di più la nostra sfera di influenza. Ma fino a quando ci saranno persone a questo mondo, ci sarà sempre qualche guerra. Il problema è l'equilibrio. Nostro padre sapeva qual è il miglior tipo di equilibrio. E questa è l'unica ragione. E non è sufficiente? Per guerrieri come noi, dico. Non voglio un mondo simile. Ah, bugiardo! Allora che ci fai qui? Perché continui a seguire gli ordini quando i tuoi superiori ti tradiscono? Perché sei venuto qui? Silenzio. Te lo dirò io il perché. A te piace uccidere. Questo è quanto. Ma osi forse negarlo? Non hai già ucciso molti dei miei compagni? Ma l'ho fatto per... Io studiavo la tua espressione mentre li uccidevi.
Sei pieno di eccitazione per la battaglia. Ti sbagli. C'è un assassino in te. Inutile negarlo. Siamo stati creati per essere così. Creati? Un video sulla genetica. Les enfants terribles. I bambini terribili. Era così che si chiamava il progetto. È cominciato nel 1970. Volevano creare artificialmente i migliori soldati possibili. La persona scelta come modello fu l'uomo conosciuto come il più grande soldato vivente al mondo. Big Boss. Ma nostro padre era già ferito in coma quando riuscirono a recuperarlo. Allora ci crearono usando le sue cellule. Una combinazione della clonazione analogica del XX secolo e del metodo Super Baby. Metodo Super Baby? Fertilizzarono un ovulo con una cellula di nostro padre, quindi lo fecero dividere in 8 piccoli cloni che furono impiantati nell'utero di una donna. Nei mesi seguenti fecero intenzionalmente abortire 6 dei feti per incoraggiare lo sviluppo dei migliori. Io e te inizialmente avevamo altri 6 gemelli. 8 gemelli? Sì. Gli altri 6 nostri fratelli furono sacrificati per far nascere noi. Siamo stati complici di un omicidio ancora prima di venire al mondo. Così restammo tu ed io. 2 ovuli fertilizzati con esattamente lo stesso DNA. Ma non avevano ancora finito. Mi usarono come cavia per creare un fenotipo che fosse la manifestazione di tutti i geni dominanti. Per creare te, mi diedero tutti i geni recessivi. Tu mi hai rubato tutto ancora prima che io nascessi. Ma tu... tu e io non siamo i suoi unici figli. Cosa? I soldati genetici. Anch'essi sono una sua progenie. Sono legati geneticamente a lui. Dell'esistenza di Solidus. Sono digitali. Lo sa Ocelot, non lui. Sai, con il completamento del progetto Genoma, i misteri dell'umanità erano ormai stati svelati. Progetto Genoma. Grazie al DNA di nostro padre, identificarono più di 60 geni soldato. Responsabili di tutto, dal pensiero strategico al suo proverbiale istinto omicida. I geni soldato furono trapiantati mediante la terapia genetica nei membri del corpo speciale Next Generation, che in questo modo divennero soldati genetici. Che strano, eh? I soldati che andavi uccidendo a destra e a manca erano nostri fratelli, con il nostro stesso patrimonio genetico. I soldati genetici. Esatto. Sono nostri fratelli, creati artificialmente con l'allineamento di nucleotidi per ricreare i geni di nostro padre. Anch'essi sono il risultato di numerosi sacrifici. Sacrifici? Esperimenti su esseri umani. Ma non è 1991, reale, la guerra del Golfo. Ai soldati vennero iniettati segretamente quei geni. La sindrome della guerra del Golfo, accusata da centinaia di migliaia di soldati al ritorno a casa, era un loro effetto collaterale. Sugli animali. Su un uomo ancora no. Non è vero. Tutti però sanno che la sindrome della guerra del Golfo era provocata dall'esposizione all'uranio esaurito dei proiettili antichi. Meglio sarà il futuro. Questa era solo la copertura messa in giro dal Pentagono. Prima dissero che si trattava di stress post-traumatico, quindi delle armi chimiche o biologiche. Le unità per il rilevamento di gas velenosi e le iniezioni anti-sarin. Era tutto un paravento per coprire gli esperimenti genetici. Ma allora, quelli che vengono chiamati i bambini della guerra del Golfo, i figli di quei veterani sono... Sì, anche loro sono nostri fratelli e sorelle. Dunque hanno ottenuto il pieno successo dell'esperimento soldati genetici. Successo? Ma che dici, idiota? Sono un completo fallimento. Sono sull'orlo dell'estinzione. Cosa? Hai mai sentito parlare della teoria della diversità? La natura tende a favorire la diversità. Le specie che si sono estinte mostrano tutti i caratteri di simmetria. E proprio questi sono i problemi di cui soffrono i soldati genetici. Come me? Sì, e come te?
Tutti noi siamo a un passo dalla morte a livello genetico. Probabilmente presi da qualche report. Non sappiamo soltanto quando o che tipo di malattia ci colpirà. È per questo che ci servono le informazioni genetiche del vecchio. Vuoi il DNA di Big Boss per salvare la tua famiglia? Magari si parla di un altro argomento, nessuno che... In natura i membri della stessa famiglia non si accoppiano tra loro, eppure collaborano per sopravvivere. Sai perché? Perché in questo modo aumenta la possibilità che i loro geni vengano trasmessi a una nuova generazione di individui. L'altruismo tra i consanguinei non è una risposta alla selezione naturale. Parli serio? Si chiama teoria egoistica del gene. Vuoi farmi credere che sono i tuoi geni a ordinarti di salvare i soldati genetici? Non puoi combattere i tuoi geni. È destino. Tutti gli esseri viventi nascono con il solo scopo di trasmettere i geni dei propri genitori. Grande hype. Per questo io voglio seguire quello che ordinano i miei geni. Ma io ho intenzione di andare oltre. Per spezzare la maledizione della mia stirpe. Questo è uno dei top giochi della PlayStation. Chi non l'aveva era un coglione. E per farlo, ti devo uccidere. Guarda dietro di te. Meryl. È viva. Non ne sono sicuro. Qualche ora fa lo era. Continuava a chiamarti, sai. Meryl. Che stupida. Innamorarsi di un uomo che non ha nemmeno un nome. Io ho un nome. No, non abbiamo né passato né futuro. E anche se lo avessimo, non sarebbe davvero nostro. Io e te siamo solo coppie di nostro padre, Big Boss. Lascia andare Meryl. Non appena avremo sistemato le nostre faccende. E il tempo è quasi finito. Stai parlando del Fox Die? No. Sembra che il Pentagono abbia saputo della distruzione del Metal Gear e che abbia deciso di poter fare a meno anche di una rilevazione ADB. Poi, se vuoi dettagli, perché non li chiedi al tuo caro amico, il colonnello Campbell? Solo online, uno solamente online. Colonnello, riesci a sentirmi? Sì, sto ascoltando. Che cosa sta cercando di fare il Pentagono, colonnello? Mi risponda! Il segretario della difesa ha assunto il controllo attivo di questa operazione. Sta arrivando sul posto con un AWACS. Perché? Per bombardare tutto. Che cosa? Non solo. Vari bombardieri B2 sono appena decollati dalla base aerea di Galena, carichi di bombe nucleari tattiche perforanti B6113. Ma che... Il Metal Gear è stato distrutto, lo dica al segretario della difesa. Il segretario della difesa ha saputo che Naomi ha fatto il doppio gioco con noi ed è preoccupato per Fox Die. Dato che non c'è più pericolo di attacchi nucleari da parte del Metal Gear, ha intenzione di fare tutto il possibile per coprire la verità riguardo a tutto ciò che è veramente accaduto. Ha intenzione di sganciare una bomba nucleare per vaporizzare tutte le prove e i testimoni. Non preoccuparti, Snake. Fermerò l'attacco nucleare. Come? Magari sono solo un uomo di paglia, ma resto pur sempre il comandante ufficiale di questa missione. Se darò l'ordine di ritardare l'attacco, confonderò chi si trova lungo la catena del comando e dovrei come minimo farti guadagnare un po' di tempo. Avrai una possibilità di scappare. Ma colonnello, se ci prova... Va tutto bene, Snake. La verità è che la Foxhound era già oggetto di un'indagine segreta. Meryl è stata trasferita a questa base proprio prima dell'attacco dei terroristi perché doveva essere una leva per manipolarmi. Quei bastardi. Mi spiace. Mi hanno costretto a collaborare in cambio della sua vita. È meglio che tu esca da lì. La mezza verità, anche modo. Si metterà male per lei. Non preoccuparti. È il minimo che possa fare all'inizio per te, del gioco, dopo tutte le balle che ti ho raccontato. Si salva... Colonnello, sto dando ordine di cancellare il bombardamento. Dopodiché non potremo più tornare. Ehi, ma che sta armi facendo? Armi nucleari. Molto veritiere. Ma vediamo che viene rimosso. Che è successo al colonnello? Non ci credo. Che è successo? Snake, il colonnello. Agli arresti. Roy Campbell è stato rilevato dal comando. Sono il segretario della difesa, Jim Hausman. Mi ripassi il colonnello? No. Agli arresti per aver trasmesso informazioni segretissime e verrà incriminato per alto tradimento. Ridicolo. Certo, è un uomo ridicolo. Credeva davvero di avere il comando di questa operazione. Bastardo. Non rimarrà un filo di prova. Sono certo che anche il presidente sarà d'accordo. Il presidente ha ordinato tutto questo? Il presidente è un uomo molto occupato. Io ho piena autorità qui. E come pensa di spiegare al pubblico un attacco nucleare in Alaska? Poi vediamo chi è il presidente. Non si preoccupi. Abbiamo elaborato una convincente storia di copertura. Ci limiteremo a dire che i terroristi hanno fatto esplodere un ordigno nucleare. Già, astuto. Ma ucciderete chiunque, gli scienziati, i soldati genetici, tutti.
Donald, il direttore della DARPA, è già morto. Ah, allora non aveva intenzione di uccidere anche lui. Era mio amico. E del destino degli altri? Lei se ne frega altamente, vero? Beh, se lei mi darà il disco ottico, potrei considerare la possibilità di salvare tutti. Ma di che parla? I dati dell'esperimento del Metal Gear. Donald avrebbe dovuto riportarlo indietro. Io non ce l'ho. Vedo. Ma va bene, non c'è problema. Voi due siete uno scomodo ricordo degli anni 70, un piccolo sgradevole segreto del nostro paese. Non possiamo permetterci di lasciarvi in vita. Sempre bene, Lincoln, eh? Le bombe verranno lanciate fra poco e voi due avete parecchio da dirvi. Addio. Addio. Vabbè. Non c'è via di scampo per noi. Finiamo questa storia prima dell'attacco aereo. Tu mi hai portato via tutto. Solo la tua morte mi darà soddisfazione. Solo la tua morte mi ridarà ciò che è mio di diritto. Lei sarà uno splendido sacrificio per la nostra battaglia finale. Lo vedi questo? Sarà il limite di tempo per il nostro scontro. Il modulo nucleare è programmato per esplodere nel momento stesso della sua morte. Se vincerai, potrai ancora sperare di salvarla. Potrai godere di un breve istante d'amore prima di morire. Se attraverserai questa linea, cadrai. Da questa altezza persino tu moriresti. No.
vivo. Grazie a Dio. Meryl. Meryl, tutto bene? Tutto bene? È tutto quello che hai da dirmi. Meryl, deve essere stato terribile. Poteva andare peggio. Non mi sono arresa alla tortura. Tortura? Ne ha cose ancora peggiori. Io stavo combattendo, Snake, proprio come te. Sei una donna molto forte. Combatterli mi ha fatto sentire più vicina a te. Era come averti al mio fianco. Sei stato tu a darmi la forza per lottare. Avevo tanta paura. Mi dispiace. Non dirlo. Ma quell'orrore mi ha fatto capire una cosa. In tutto quel dolore, quella vergogna, c'era solo una cosa di cui ero certa. Un'unica speranza a cui mi sono aggrappata. Una speranza che mi ha tenuta in vita. Snake, volevo vederti di nuovo. Meryl. È il mio codec. Snake, sono io! Otacon, buone notizie. Meryl sta bene. Ottimo, l'hai salvata, ragazzo. Gran bel lavoro! Ma ho anche delle pessime notizie. Stiamo per essere bombardati. Oh no! Suppongo che siamo considerati sacrificabili. Non c'è un modo per uscire da qui. Un'uscita? Sì, certo. Puoi prendere la galleria di carico e raggiungere la superficie. Vicino a te c'è un parcheggio. La galleria per la superficie parte da lì. Dalla porta di fronte? No, è un piccolo ingresso a ovest di quella. E le misure di sicurezza? L'ho appena sbloccata. Con chi credi di stare parlando? Penserò io ai sistemi di sicurezza lungo il tuo percorso di fuga. Ma che cosa farai tu? Io me ne starò qui. Ma sei pazzo? Ma sei pazzo? Ho bisogno di un po' di tempo per curare il tuo percorso di fuga. Ma... Sbloccare le porte di sicurezza è un lavoro difficile, solo io posso farcela. Otacon. Non preoccuparti, io resto qui, ho deciso. Otacon, questo è un rifugio corazzato, ma loro stanno per usare una bomba nucleare perforante. Non sopravviverai. Non ho più voglia di rimpiangere il passato. La vita non è solo una perdita continua. Snake, ora sono una persona completa. Ho trovato una ragione per vivere. Bene, ma non morire per me. Lo stesso vale per te. Prenditi cura di Meryl, d'accordo? Lo farò. Ora devo andare. Prometto che farò qualcosa per il tuo percorso di fuga. Grazie. Grazie. Come suona bene. Mi fido di te. Grazie, Snake. Leviamoci da questo maledetto posto. E lui? Dov'è Otacon? Lui sta combattendo ora. Con se stesso. Per diventare l'uomo che vuole essere. Sta combattendo anche per noi? Sì. E non voglio che lo faccia inutilmente. Neanch'io. Sembra che dopo tutto dovremo rinunciare alla scena d'amore. Sembra di sì. Che peccato. Usciamo di qui. Snake, fuori si gela. Ti servono dei vestiti. La mia tuta da infiltrazione. Fai presto. Muoviti!
battaglia. Guido io. Accidenti, una telecamera di sicurezza. Non ci sono le chiavi. Wow, ecco le chiavi. Ci siamo, Snake, salta su. La parte figa. Voglio tanto più vedere così. Se te sgomma, mi trovo direttamente con il tuo in faccia. Eccolo là, eh. Guai, che palle questa cosa. Non siamo ancora al sicuro. Eccoli qua. Non ci faremo mai. Ehi, apri un vano. Non è ancora finita. L'uomo più immortale della storia di videogiochi. Ma sfortunatamente comunque Meryl sentimentalmente andrà con un'altra persona, un coglione. Viva! Finito Metal Gear. Allora, Liquid Snake è immortale in questo gioco. È sopravvissuto a un abbattimento di un elicottero. È sopravvissuto all'esplosione del Metal Gear. È caduto da un Metal Gear. Vediamo un po' come andrà a finire. Meryl, tutto a posto? Sì, solo qualche livido. Meryl, riesci a muoverti? È bloccata, non posso muovermi. Che cosa sarà successo a Liquid? Non riesco a vederlo. Liquid è morto. Snake!
sopravvissuto all'incidente ed è morto per il coronavirus. Bang. È schiappato. Se è morto, significa che... Non dirlo, Snake. Che è successo al bombardamento? Nessun bombardiere stealth in vista. Snake, riesci a sentirmi? Colonnello! Stai bene? Colonnello, che è successo? Il segretario della difesa è stato arrestato. Pensionamento anticipato. Sono riuscito a mettermi in contatto col presidente. Il Metal Gear, l'esperimento, tutto quanto. Il segretario della difesa stava agendo per conto proprio. Da solo? Che è successo all'incursione aerea e all'attacco nucleare? Gli ordini sono stati annullati. Gli F-117 e i B-2 Spirit sono tornati alla base. Ho di nuovo piena autorità sull'operazione. Capisco. A Washington non sono abbastanza stupidi da usare le bombe nucleari per coprire qualche segreto. Me lo stavo giusto chiedendo. In ogni caso, il pericolo è finito. Grazie, Snake. Colonnello, può dormire tranquillo. Meryl sta bene. Davvero? Oh, grazie. Grazie tante, Snake. Silenzio. Snake, mi spiace di averti nascosto molte cose. Non c'è problema, colonnello. Snake, non sono un colonnello. Il tipo? Sì, ricordo. Che tipo? A chi ho un ti regalo riferisci? Per te. C'è una motoslitta vicino a te. Mailing l'ha vista dalle foto via satellite. In questo periodo dell'anno, i ghiacciai sono piuttosto tranquilli. Dovresti riuscire a superarli senza problemi. Scommetto che i ragazzi della DIA e della NSA pensavano che non saresti mai tornato indietro vivo. Neppure io. Meglio che non mi faccia vedere da quelle parti. Non c'è pericolo. Voi due siete ufficialmente morti dopo che la vostra jeep è affondata nell'oceano. Beh, non è troppo lontano dalla verità. E c'è un elicottero che vi aspetta sull'isola Fox. Il dottor Al Emmerich dovrebbe essere da qualche parte nella base. Ah, sì, sì, ecco qua, mi ha detto. Capisco, ci penso io. Ma lui è Otacon, è un personaggio principale della serie. Non preoccuparti, ho una polizza di assicurazione. In questo episodio qui faceva la sua prima apparizione. Finché resteranno in mia mano, io, tu e Mei Ling non avremo problemi. La batteria di quei nanoidi si scaricherà presto, non potranno seguirci. Credo che non ci incontreremo più. Non si preoccupi, un giorno passerò a visitarla. Davvero, ci conto. Roy, c'è una cosa che vorrei sapere. Cioè, almeno riprenderemo una cosa su Fox. Meryl starà bene, non era inclusa nel suo programma. Ma io? Ho ucciso Liquid. Naomi ha detto che vuole parlarti a quattro occhi su questo argomento. Come sta? Non ti preoccupare, ora ti passo Naomi. Snake, sono io. Naomi. Puttana. Ho sentito di mio fratello. Ma mi dissocio. Mi spiace, ma aveva un ultimo messaggio per te. Eh? Mi ha detto di dirti di dimenticarlo e di andare avanti con la tua vita. Anche ha detto questo. Sì. E ha detto anche che ti vorrà sempre bene. Naomi, tuo fratello ha appena salvato te, me e il mondo intero. Ha combattuto con ogni grammo di forza che gli restava in corpo. Forse ha finalmente trovato un po' di pace. Ma non era davvero più lui. Da quando ha combattuto con te a Zanzibar, è diventato come un fantasma. Un fantasma alla ricerca di un posto per morire. Naomi, anche Liquid è stato ucciso dal Fox Dye. Che puoi dirmi al riguardo? Quando morirò? Dipende da te. Che cosa vuoi dire? Tutti muoiono quando il loro tempo è scaduto. Sì, ma quando scadrà il mio? Sta a te decidere come usare il tempo che ti resta. Vivi, Snake. È tutto ciò che posso dirti. Vabbè, abbiamo sentito la più grossa palla di questo giorno. Ogni persona nasce con il destino scritto nel proprio codice genetico. Non può essere cambiato. È immutabile. Ma la vita non è solo questo. Finalmente l'ho capito. Ti ho già detto il motivo per il quale mi sono sempre interessata dei geni e DNA. Perché volevo scoprire chi ero, da dove ero venuta. Pensavo che
Analizzando il mio DNA avrei potuto scoprire le mie origini, il nome dei miei genitori. E pensavo che, una volta che ci fossi riuscita, avrei avuto chiaro davanti a me il percorso da seguire nella vita. Ma mi sbagliavo. Non ho trovato niente. Non ho imparato niente. Proprio come i soldati genetici. Puoi inserire in loro tutte le informazioni genetiche che vuoi, ma non puoi renderli invincibili. Ora il massimo che posso dire del DNA è che governa il potenziale di una persona, il suo destino potenziale. Non devi lasciare che il tuo destino ti incateni a sé, che i tuoi geni ti dominino. Gli umani possono scegliere la vita che vogliono vivere. Snake, che tu sia o meno nel programma Foxdie non è importante. La cosa importante è che tu abbia scelto la vita. E allora vivi. Lo pensi anche tu, Snake? Non ti preoccupare, anch'io voglio scegliere la vita. Fino a oggi ho sempre cercato un motivo per vivere. D'ora in poi, però, vivrò e basta. È morto con il figlio. I geni esistono per trasmettere i nostri sogni e le nostre speranze nel futuro attraverso i nostri figli. La vita è un collegamento con il futuro. Un arresto cardiaco. Un infarto schiattato. Amandoci l'un l'altro, imparando l'uno dall'altro, è solo così che possiamo cambiare il mondo. Finalmente l'ho capito. Il vero significato della vita. Grazie, Snake. Guarda, ho trovato questo. Teniamolo con noi, come ricordo. Di cosa? Un ricordo di una missione vittoriosa oppure della prima volta che ci siamo incontrati? Un ricordo di come vivere. Fino a oggi sono vissuto solo per me stesso. La sopravvivenza è stata l'unica cosa di cui mi sia mai preoccupato. Non sei l'unico. Per tutti è così. Mi sentivo veramente vivo solo quando fissavo la morte negli occhi. Non lo so, forse è scritto nei miei geni. Ora che accadrà? Che cosa dicono i tuoi geni del futuro? Forse è arrivato il momento che io viva per qualcun altro. Qualcun altro? Sì. Qualcuno come te. Forse è questo il modo giusto di vivere. Grazie per l'ascolto. Allora, dove andiamo, Snake? David. Mi chiamo David. Ok. Dove andiamo ora, Dave? Se tieni la PlayStation 4, riesci a recuperare. Penso che sia ora di cercare un nuovo sentiero nella vita. Comunque un nuovo sentiero? Un nuovo giocarli tutti. E lo troveremo? Lo troveremo. So che lo troveremo. Molto bene. Che animali sono? Caribù. Per gli aleutiani il caribù è il simbolo della vita. Presto sarà primavera. Anche per noi. Sì, la primavera porta comunque nuova vita. Questo qui è il tempo della speranza. Ho vissuto qui per molto tempo. Ma l'Alaska non mi è mai sembrata così bella. Ci dovrebbe stare anche il 2. Il mare, il caribù, e più di tutto. Tu. Se fai un giro su... Credo su Google, sicuramente trovi le risposte, sì. C'è una versione, questo qua è anche per PC. Godiamoci la vita. La grafica è leggermente migliore, non di tanto. Ma ce ne stanno molte di meno di testate, però a quanto so la Russia tiene 8.000-9.000 testate al momento, meno degli Stati Uniti.
No, cioè più degli Stati Uniti, è la nazione più armata. Mila testa nuclea nel 98.
È un po' bruttissimo, immagino. 6:52, mi aspettavo 8:30, in verità. Ottimo. Cioè, ottimo, da merda. Vabbè, non ci ho messo manco di impegno. Sì, sì, sì. Ok. Facciamo un giro al via 3. Se vengo scoperto è game over. Ma no! Ciao, ciao.
cazzo fa quello? Cazzo di cibo. Andiamo per corso. Cos'è stato? Di chi sono queste prove? Cos'è stato? Sembrava qualcuno. Vai, Time attack. Vai. Oh, sì, che ci divertiamo. Eccellente, Snake. Eccellente. No, devo fare. Non esiste. Ottima prova. Ma come? Sei in gamba come dico.
Sta un modo per arrivare a meno di 8 secondi. Ci provo l'ultimo. Passiamo avanti. Ciao. Grazie.
Cioè, dai, 11 secondi. Minchia. Mettiamo a terra anche lui. Oh.
adesso. Cos'è stato? Si va!
Mamma mia. La tagliamo senza tempo attacco, dai. Sembrava qualcuno. Anche se si poteva tagliare tempo, allora la prima buona, va bene così. Mi sono sciolto in modo, faccio un'altra volta. Boh, managgio completare. Signori, è stato un piacere. Alla prossima facciamo un raid da qualcuno, qualche canale piccolino come il mio. È stato un piacere. Dai, nel frattempo un po' di musichetta qui. Dai,
ed è Electro Enzo. Oh, grazie Star, grazie per l'host, gentilissimo, grande. Sempre il bomber con l'host, bravo. Anzi, Royal Casino, perdonami.